New MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. un onore avere ospite il direttore del Sole 24 Ore che ha accettato l'invito di venire qua al Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia a tenere una sua lezione ai nostri studenti sulla scia di quello che sarà la diciottesima ma seconda nella gestione del Sole 24 Ore del Festival dell'Economia di Trento. Quindi io mi limito a ringraziare e sicuramente gli studenti sono contenti di queste iniziative. Grazie. Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, che non c'è bisogno di presentare né Fabio Tamburini che ha un curriculum prestigiosissimo eh, e né il Sole 24 Ore solo per ricordare che è il principale eh, giornale economico-finanziario italiano, ma non solo, perché è tra i principali giornali al di là dell'economico-finanziario, perché poi tratta anche molti temi, piace per esempio anche molto la politica estera che tratta solo le 24 ore e anche i fatti sociali. Il professor Tamburini è qui all'Università di Perugia per uno speech con gli studenti del Dipartimento di Economia dell'Ateneo sul tema che poi è il tema del Festival di Trento dell'Economia, ormai notissimo, che è il futuro del futuro. Il sottotitolo me lo dica lei. Le sfide di un mondo nuovo. Ecco, è un titolo molto affascinante ma anche un po' misterioso. Perché avete scelto questo titolo e poi di quali contenuti verrà riempito? Intanto fatemi fare una premessa e un ringraziamento per l'Università di Perugia eh, per avermi invitato. Ho accolto molto volentieri l'invito per tante ragioni. Intanto perché Perugia è un polo universitario eh, importante. Sia dal punto di vista della quantità che della qualità. Poi perché Perugia è una città bellissima e venendo qui questa mattina mi si è allargato il cuore coi prati di colza gialla fiorita. Chiusa questa rapidissima parentesi, eh, perché abbiamo scelto questo titolo? È in logica continuità con l'iniziativa che, che abbiamo organizzato l'anno scorso nel giugno del 2022. L'anno scorso il titolo era Dopo la pandemia e con la guerra in Europa in corso, tra ordine e disordine. Il titolo l'anno scorso l'avevamo scelto per una ragione molto semplice, c'era un modello che pensavamo potesse essere un modello destinato a durare per sempre, quello della globalizzazione. Era apparso evidente che per la pandemia e anche per la, il precipitare della situazione in Ucraina, quel modello aveva fatto il suo tempo, non funzionava più. E quindi era opportuno riflettere sulla crisi della globalizzazione, capire cosa ci sarebbe stato dietro l'angolo, cercare un po' una bussola dei comportamenti degli stati, ma anche dei singoli, alla fine di tutti noi. L'anno scorso abbiamo avuto una partecipazione formidabile al festival, 25.000 persone che si sono avvicendate nei quattro giorni, soprattutto giovani, e questo ci ha fatto particolarmente piacere. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo avanti. Nella vita è sempre importante utilizzare l'esperienza passata come trampolino di lancio per costruire il, nuove iniziative. Eh, nel caso specifico, abbiamo voluto organizzare un festival che avesse al centro il dopo globalizzazione. Qual è, eh, qual è il futuro che ci aspetta? Eh, quali sono le sfide da affrontare per far sì che questo futuro risulti il migliore possibile? È per questo che abbiamo scelto il titolo di cui, di cui sopra. Eh, è un futuro che ci riserverà molte sorprese. Noi siamo reduci negli ultimi 20-30 anni da grandi cambiamenti, da cambiamenti che sono stati importanti nella società ma anche nella vita eh, di tutti noi. Ma questi cambiamenti, io sono pronto ad accettare una scommessa, saranno alla fine poca cosa rispetto a quelli che ci aspettano. Ci aspetta un futuro di cambiamenti incalzanti, tumultuosi, nulla sarà nella vita eh, di tutti noi eh, come siamo abituati a, ad aspettarci. Cambiamenti tumultuosi perché? Perché la tecnologia che poi è alla base mh, di, eh, di, di tante scelte eh, politiche, organizzative, economiche, è in straordinario in straordinaria evoluzione e questo determinerà dei cambiamenti che rispetto a quelli peraltro straordinariamente significativi che ci sono stati, ripeto negli ultimi 20-30 anni, risulteranno poca cosa. Ed è sono questi gli argomenti prima di tutto che vogliamo affrontare a Trento. Vedete c'è un aneddoto che eh, mi piace ricordare è una conversazione che ho avuto proprio pochi giorni fa con un banchiere mh, tra i principali di questo paese. Lui mi diceva, mi ha raccontato questo episodio che credo la dica lunga. Hanno studiato, ha abbiamo studiato, mi ha, eh, mi ha raccontato il banchiere di cui taccio il nome perché tanto è pressoché irrilevante. Eh, abbiamo organizzato un gruppo di lavoro di una ventina di ingegneri che, per eh, sei mesi, ha studiato a fondo un nuovo modello di software che per la nostra attività bancaria era, consideravamo importante introdurlo. Un gruppo di lavoro formato dai 20 ingegneri, ma non soltanto da loro, che alla fine ha messo a punto l'obiettivo. Che ci, ci, ci siamo dati fin dall'inizio, prosegue il racconto del banchiere, e ha messo a punto un software molto complesso. Abbiamo deciso di testarlo su Chat GPT, la nuova eh, intelligenza artificiale cognitiva. E a questo punto ho visto gli occhi del banchiere che si sono incrociati. perché. Mi diceva, eh, caro Fabio, in tre minuti schiacciando un bottone abbiamo avuto un'analisi compiuta di questo software che raccontava i punti di debolezza, suggeriva gli interventi da fare per migliorarlo e insomma in pochi minuti ha fatto le, eh, le pulci a, a questo lavoro che era stato un lavoro che davvero... Ha coinvolto importanti energie di collaboratori, tecnici e ingegneri e questo dà l'idea, dà il segnale di che cosa ci aspetta in questo futuro. Cioè noi abbiamo, e questo è il caso di Chat GPT, ma se ne potrebbero fare degli altri, con l'intelligenza artificiale cognitiva si apre un mondo, si apre un mondo che ci metterà a dura prova sia come sistema delle imprese sia come nella vita di tutti noi nelle varie eh, professioni. Se volete si può eh, facilmente eh, portare un altro esempio, quello dei trasporti che non c'entra nulla con l'intelligenza artificiale in questo caso, ma c'entra con l'economia dello spazio che insieme all'intelligenza artificiale e all'economia digitale è un altro caposaldo del festival che si terrà a Trento dal 25 al 28 maggio prossimo. Oggi, per andare dall'Italia a New York, servono un certo numero di ore, non così lungo come quando in passato bisognava andarci in nave, ma comunque ancora piuttosto significativo. Bene, si stanno, sono ormai avanzate le sperimentazioni per una rivoluzione nel campo dei trasporti. E cioè. A New York, negli Stati Uniti, come in altre parti del mondo, non si andrà più con l'aereo tradizionale e quindi col tempo necessario per arrivarci, ma si sono ormai avanzate le sperimentazioni per, fare, per adottare un modello completamente diverso. A decollo e ad atterraggio verticale e questo significa che si partirà. poniamo... Da Roma, il decollo sarà verticale, si entra negli spazi dell'atmosfera, si sfrutta la velocità che può permettere il percorso nello spazio, si arriva sopra New York e poi l'atterraggio la, sarà anch'esso verticale. Questo significa che da Roma a New York ci si arriverà in un'ora e mezza, poniamo? Ecco, voi capite che qual è. Qual è eh, la, la, il cambiamento straordinario che questo comporterà nella vita dei singoli ma anche nella vita delle imprese perché a questo punto si annullano le distanze è un cambiamento di carattere davvero straordinario ho fatto due esempi ne potrei fare tanti ma è su queste eh, su questi cambiamenti, su queste sfide che, che ragioneremo al Festival eh, di Trento. Lo faremo per verticalità, per verticalità cioè affronteremo l'incognita del futuro e eh, il, il, le sfide che eh, saranno necessarie, che sono necessarie per arrivarci. Per, nei vari argomenti, che sono gli argomenti che poi fanno eh, la vita di, di ognuno e quindi visto che questo è un appuntamento, il festival, che eh, certamente è una festa per la, la città di Trento, ma è un appuntamento importante per, eh, per i giovani, partiamo dalle professioni, che co come cambieranno? le professioni, come verranno organizzati diversamente gli studi professionali, come cambia, come sta cambiando già e come cambierà il mercato del lavoro. Ecco, questo è un aspetto, ma ce ne saranno tanti altri e qui c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, eh, ci occuperemo di energia, di clima, di ambiente ci occuperemo di come stanno cambiando le città, ci occuperemo dell'economia dell circolare, eh, ci occuperemo eh, di come cambia anche il mondo della scuola, il mondo dell'università e via dicendo per tutti diciamo, i settori verticali che fanno parte Messi insieme che arricchiscono la vita quotidiana delle persone e delle imprese e degli, e degli stati. Trento è un appuntamento importante come qualità della partecipazione. Quest'anno avremo sei premi Nobel in continuità con le con esperienze precedenti del Festival sono nomi eh, importanti ne cito soltanto alcuni ci sarà per esempio Stiglitz Stiglitz verrà a parlare di democrazia e di come cambia il modello di capitalismo il suo intervento sarà il primo di una serie ogni anno a partire da quest'anno durante il Festival dell'economia di Trento eh, si mh, ci sarà un seminario, viene, verrà organizzato un seminario su argomenti relativi eh, in, in, in corrispondenza col tema scelto per il festival e questo seminario sarà dedicato alla memoria di un economista importante, un economista francese, Jean-Paul Fitoussi. Perché lo abbiamo fatto? Perché il festival, l'edizione del 2022 del Festival nasce anche con, dei mie, con delle mie conversazioni con Jean-Paul Fitoussi, era molto interessato al successo dell'iniziativa, stava dando un contributo importante. Avrebbe partecipato in prima persona al Festival dell'anno scorso, purtroppo la vita a volte ha degli inciampi imprevisti, è morto. Eh, improvvisamente durante la notte e non, po non ha potuto esserci l'anno scorso a Trento lo ricorderemo insieme con la moglie e la figlia che saranno anche loro presenti a Trento e abbiamo deciso di dedicargli ogni anno delle prossime a ogni, ogni, a ogni edizione del Festival Economia di Trento un appuntamento e la partenza è appunto con Uh, il premio Nobel Stiglitz. Ma ce ne saranno, ce ne sono sei di premio Nobel. Non voglio uh, in questa circostanza elencarli tutti. Certamente ci sarà, per esempio, Lech Walesa. Uh, sui valori uh, il suo intervento credo che sia particolarmente interessante, anche perché avviene in un momento di guerra in Europa, di guerra in Ucraina, Valesa è polacco, quindi un paese ai confini dell'Ucraina e quindi anche emotivamente coinvolto da quanto sta accadendo. Ma un, un elemento importante del festival sarà anche il rapporto con l'economia reale. Ci sarà tanta accademia, ci saranno tanti professori di università internazionali, eh, americane, anglosassoni, europee ma è importante avere anche un legame ed è un tratto distintivo del Festival dell'Economia di Trento con eh, l'economia reale, eh, il mondo dell'industria, delle imprese e ci saranno delle testimonianze eh, importanti di imprenditori, dei principali imprenditori che ha questo paese. Alcuni sono eh, abituati a partecipare, a iniziative del genere, quindi il loro contributo si aggiungerà ad altri che tradizionalmente danno. Mi viene da citare, per esempio, Emma Marcegaglia oppure il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che chiuderà il festival. Ma altre presenze saranno inedite perché sono imprenditori che. Generalmente non partecipano a, a iniziative del genere e vederli intervenire in pubblico rappresenterà davvero una straordinaria novità. Cito alcuni nomi, per esempio, Luca Cordero Montezemolo è da tempo che non partecipa a iniziative del genere, eh, Francesco Gaetano Caltagirone, l'ultimo suo intervento in pubblico io lo ricordo nel 2007-2008, poi non si è più visto in iniziative del genere. Montezemolo ha scelto come tema del suo intervento il coraggio, il coraggio nel fare impresa ma anche il coraggio nella vita. Gaetano Caltagirone invece parlerà del capitalismo familiare, eh, cambia, sta cambiando incalzato dal cambiamento dei, dei tempi e il suo sarà un dialogo. Con il presidente di Banca Intesa Gianmaria eh, Grospietro. Ma ci saranno anche, per esempio, tra gli imprenditori Carlo Pesenti che parlerà di sostenibilità. Penso che sia la prima volta che Carlo Pesenti parla in pubblico su un argomento di cui è oggi in Italia il principale protagonista. Eh, la sua famiglia era l'azionista di riferimento di Talcementi. La venduta siede su un tesoretto da 6-7 miliardi, si dedica all'acquisto di partecipazioni nella media impresa italiana e in particolare a seguire come la so i valori della sostenibilità vanno a impattare le scelte del fare, del fare impresa. Sarà a Trento e ripeto davvero è la prima volta, ma ci sarà anche un altro italiano che è alla guida. Di un gruppo come Tichinta, noi spesso come italiani non ci rendiamo conto di come a volte siamo protagonisti anche nell'economia del mondo. La Tichinta è uno dei gruppi leader nel mondo eh, nell'acciaio, con una presenza fortissima in Sud America. Gianfellice Rocca sarà al festival e parlerà di energia, di clima e di ambiente. Non, ha, non aggiungo altri nomi. Cambio invece eh, paradigma, cambio argomento, un'attenzione forte ci sarà ai temi eh, dell'Europa, ai temi della politica economica, ai temi eh, di bilancio e avremo economisti, i maggiori economisti che oggi ci sono in questo paese, sarà presente eh, la Reikling, Lucrezia Reikling ma anche Marcello Messori, il commentatore storico del Sole 24 ore Donato Masciandaro, insomma i migliori economisti che davanti al pubblico trentino e non solo trentino discuteranno di bilancio pubblico, di patto di stabilità, di rapporti con l'Europa. E a proposito d'Europa mi fa piacere ricordare come eh, partner del festival eh, sarà, eh, è la Commissione europea che sarà presente, presente in forze, eh, cito eh, per esempio eh, la presenza della, mh, di Gentiloni eh, che eh, interverrà, ha chiesto di avere in particolare un rapporto importante con gli studenti e quindi lui farà, eh, un, dialogherà eh, con un giornalista, ma ci sarà grande spazio alle domande della, della platea, del pubblico giovane. Peraltro questa è una caratteristica che non riguarderà soltanto Gentiloni, perché per definizione ognuno degli eventi, saranno oltre 200 gli eventi che abbiamo organizzato nei quattro giorni del festival, Ognuno di questi eventi avrà uno spazio per domande da parte del pubblico, da parte dei giovani, da parte degli studenti ed è un'attenzione particolare che diamo a questi spazi giustificata anche dal fatto che quest'anno il Festival dell'Economia di Trento compie i 18 anni e quindi anche questo sarà un modo per celebrare questo compleanno. Nel modo, nel modo migliore. Avremo tante presenze anche che riguardano il fare banca e il mondo bancario. Cito il presidente dell'ABI, Alberto Patuelli, ma anche il direttore generale Sabatini ci parlerà di come stanno cambiando, come sta cambiando il mondo bancario, come sta cambiando l'organizzazione del lavoro. Delle, delle banche, una presenza istituzionale che eh, si sommerà a tante altre presenze istituzionali che ci saranno. Cito il presidente della Consob, eh, Paolo Savona, che parlerà di criptovalute, dei problemi di controllo che stanno ponendo e che porranno ancora di più in futuro. Abbiamo visto recentemente il fallimento di una delle principali eh, società eh, operanti nelle criptovalute, ha creato dei bei danni, ci sono grandi incogniti su questo, ce ne parlerà per l'appunto il Presidente della Consumo, ma a proposito di istituzioni mi viene da ricordare anche l'intervento che farà Enria, Enria è un italiano, è a capo della vigilanza sul mondo bancario in Europa, sarà presente al Festival, ci darà un contributo di conoscenza. Eh, ritengo davvero significativo. Ma avremo anche un personaggio, anche lui eh, difficile eh, da, eh, da, da ascoltare in eventi come questi, ed è l'ex governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio. Da quando ha lasciato, tra mille polemiche, l'incarico, non è mai intervenuto in pubblico. Lui ci sarà, dialogherà con un professore, il professore di Taranto, della Luis, e quando ne abbiamo parlato, quando abbiamo parlato della sua partecipazione al festival eh, di Trento, ha posto soltanto una condizione, di non venire censurato, perché lui sull'euro ha delle idee piuttosto chiare, sono anche idee politicamente scorrette, quindi anche molto critiche rispetto all'Europa e all'Euro, e io gli ho detto libertà di uccidere perché una delle caratteristiche del Festival dell'Economia di Trento è di essere un festival che vive sulla dialettica delle posizioni. È un festival aperto, non è settario, non è dogmatico. Io sono sempre stato abituato fin da piccolo a ritenere la dialettica il motore del mondo. E diventando grande ci tengo a non smentirmi. Ecco Trento è anche questo: l'esercizio, il confronto tra posizioni che sono agli antipodi. E quindi ascolteremo con interesse anche il bombardamento sull'euro che ha preannunciato Antonio, Antonio Fazio. Non poteva esserci in un festival che parla di futuro anche un'attenzione alla geopolitica. È un'attenzione molto forte che eh, noi eh, abbiamo dato nell'organizzazione perché eh, quanto sta accadendo nel mondo, io ho citato prima la guerra in Ucraina, ma non è soltanto la guerra in Ucraina, la guerra in Ucraina ci colpisce perché è una guerra in, Euro in, in Europa e quindi vicino a noi, ma nel mondo oggi sono in corso 60 guerre. Perché purtroppo quello che sta accadendo è che la guerra è tornata a essere considerata strumento di soluzione dei conflitti, mal ce ne Devo dire che abbiamo vissuto decenni, più di mezzo secolo di pace perché il trauma dei bombardamenti nucleari a Hiroshima e Nakasaki ha convinto il mondo che era opportuno mettere tra parentesi le guerre e non considerarle più. Per l'appunto strumento di soluzione dei conflitti. Purtroppo la memoria col tempo diventa meno, meno forte e oggi siamo a una svolta purtroppo straordinariamente negativa. Quindi, questo pone dei problemi di geopolitica, di confronto tra un Occidente di democrazia in crisi, un Oriente di autocrazie piuttosto aggressive e c'è un confronto scontro che è bene considerare. Noi lo facciamo con una eh, partnership importante eh, con l'ISPI che in materia è uno dei principali centri di riflessione che esistono non soltanto in Italia ma direi anche nel mondo. Con l'ISPI abbiamo organizzato degli eventi. Sui vari fronti della geopolitica mi piace ricordarne eh, almeno eh, tre. Uno è l'Africa: l'Africa è un grande continente, è un continente giovane, ce l'abbiamo a un tiro di schioppo. In Africa, l'Africa è terreno di conquista dei cinesi, dei russi e purtroppo l'Occidente è molto assente da quanto sta accadendo in Africa ed è bene invece che questo continente sia oggetto di studi di riflessione di conoscenza. Un altro aspetto che il secondo aspetto di geopolitica su cui ci concentreremo al Festival di Trento è l'India. Perché l'India? Perché l'India rappresenta la grande novità. L'India da un punto di vista demografico ormai cresce più della Cina e anche come sviluppo economico sta crescendo più della Cina, quindi l'India ha sostituito la Cina nel record di crescita demografica e di sviluppo economico, quindi merita attenzione, un'attenzione che però non c'è, ormai si parla molto della Cina, ma si parla molto poco dell'India e questo è un errore grave, noi cercheremo di portare un piccolo contributo per accendere i riflettori su questa... Eh, su questa nazione che tra non molti anni avrà più abitanti della Cina e questa è davvero una svolta non banale. Poi naturalmente parleremo, ed è il terzo argomento di geopolitica che mi fa piacere ricordare, parleremo dei rapporti tra gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina. Ecco, qui interverrà tra gli altri anche un imprenditore che ha la Cina come azionista del suo gruppo, Marco Tronchetti Provera della Pirelli, la presenza dei cinesi nel capitale della Pirelli è una presenza che ormai è importante da diversi anni, peraltro. Ecco lui, il titolo del suo intervento, che mi fa piacere ricordare perché è molto significativo, è L'Europa, vaso di coccio tra gli Stati Uniti e per l'appunto la Cina. Lo ascolteremo con interesse insieme ad altri panel, sempre riguardanti il mondo di Pechino, che avranno come centro delle riflessioni Taiwan, perché vedete, noi preoccupa molto, giustamente, perché le guerre tradizionalmente partono, ma non si, si sa come cominciano, ma non si sa come finiscono, e nell'era nucleare questo è un'incognita. Che dovrebbe preoccuparci tutti molto più di quanto c'è delle preoccupazioni che abbiamo, ma la vera incognita a livello internazionale è Taiwan. Taiwan è una guerra pronta a cominciare da un momento all'altro e potrebbe eh, davvero segnare i destini del mondo, anche in questo caso, ne parleremo, ne parleremo a Trento.